Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Thomas H3, al tecnico di streaming, e oggi siamo tornati su Undertale. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like e un commento se vi sta piacendo la serie, di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che porto, di seguirmi su tutti i social che come sempre trovate in descrizione, e ovviamente se volete vedermi portare giochi del genere live mi trovate tutti i sabati dalle 16 alle 20 su Twitch e dalle 21 all'1 qua su YouTube, dove portiamo avventure grafiche come queste qua e soprattutto un bordello di horror, e quindi un motivo in più per iscriversi. Detto ciò, continuiamo. Ah, Snowdin, la cara Snowdin. La scorsa volta ci siamo fermati dopo aver fatto la battaglia con Pyrus, che ci ha detto che ci avrebbe aspettato a casa sua per un appuntamento. Giustamente noi abbiamo flirtato con lui durante la battaglia e quindi eccolo qua, il nostro scheletro preferito. E così sei di nuovo qui a reclamare il tuo appuntamento. Devo interessarti davvero tanto. Vorrà dire che ti porterò in un posto speciale. Un posto in cui passo molto tempo. Io, ragazzi, vi giuro che adoro Papyrus. Bro? Pensavo stessimo andando da Grilby's. Casa mia! E c'eravamo già per... Va bene. Ah, questo scheletro è semplicemente fantastico. Lo adoro. Allora, prima di andare avanti... Vi giuro, raga, negli ultimi... Io sto registrando questa serie tutta di fila, a differenza delle altre serie che le registravo un episodio alla volta. Ho deciso che questa qua la preregistro tutta e vi butto fuori gli episodi man mano. È un po' più comodo lavorare così. E diciamo che ho giocato Undertale l'ultima volta, penso 2 anni fa, se non ricordo male. E adesso, rigiocandolo, su YouTube mi escono video consigliati di tutte quante le altre AU, Alternative Universe, roba del genere. E... sto facendo un salto nel passato, un tuffo al cuore, una roba incredibile. Anche perché cercando le fan art per le varie copertine su Pinterest, Deviant, Tartar Station, siti del genere, trovo un bordello di fan art e... non lo so, però mi piange il cuore. È troppo bello ritornare in questo mondo. Tra l'altro fatemi sapere nei commenti perché Undertale è un gioco che è diventato talmente famoso nell'universo videoludico che ne hanno creato una marea di fan game. Veramente, ragazzi, ci sono centinaia di fan game su Game Jolt e roba del genere, alcuni anche ufficiali, fatti molto bene. Fatemi sapere se vi può interessare che io li giochi, perché non li ho mai giocati e secondo me sono davvero davvero fighi. Comunque, let's go in questo magico appuntamento con Papyrus. Facciamo un giretto per la casa prima di tutto, direi. Quella è la roccia domestica di mio fratello. Si scorda sempre di darle da mangiare. Come sempre, devo essere io quello responsabile. La roccia è coperta di zuccherini. Sarà sicuramente molto croccante da mangiare. È un calzino sporco con sopra una serie di note. Sans, per favore, raccogli il tuo calzino. Ok. Non rimetterlo giù, spostalo. Ok. L'hai spostato di un paio di centimetri, spostalo in camera tua. Ok. E non riportarlo indietro. Ok. È ancora qui. Non hai appena detto di non riportarlo in camera mia? Lascia perdere! Ah, che dinamismo fa fratelli. Oh, è il mio gioco premio preferito! Dice, rimanete sintonizzati per un nuovo programma MTT. Cosa? Di solito è molto meglio di così. Questo è solo un brutto episodio, non giudicarmi. Ah, oh, povero Papyrus. È un libro di battute. Guardi dentro? Sì, ovviamente. Dentro il libro di battute c'è un libro di fisica quantistica. Guardi al suo interno? È una matriosca per caso? Dentro il libro di fisica quantistica c'è un libro di battute. Guardi al suo interno se c'è un altro libro di fisica quantistica. Dio santissimo! Decidi di fermarti, forse è meglio per la nostra sanità mentale. Facciamo un giretto di sopra? Questa è camera mia. Se hai finito di guardare in giro, potremmo entrare e... fare qualsiasi cosa, faccia una coppia o un appuntamento? Entri nella sua stanza? No, direi che è ancora un po' prestino. Un'immagine classica mi ricorda sempre cos'è importante nella vita. Oggi, raga, gli acuti non li prendo, la mia voce ha deciso di morire. Allora, io adesso ho un attimo paura sul perché stiano uscendo delle fiamme da questa porta. La porta è chiusa. Non lo scopriremo mai. Rimane ancora una stanza da vedere. Beh, tecnicamente c'è il divano. Tocchi il divano e metti un tintinnio. Trovi un po' di monete sparse dentro al divano. Ricevi, porco troia, 20 di gold. Scusa Papyrus, vi ho rubato le monete cascate in mezzo ai cuscini, non volevo, giuro. Ah, è la cucina. Perché il lavandino è così alto? Mio fratello va sempre fuori a mangiare, ma
di recente ha provato a cucinare qualcosa. Era tipo uno sformato, ma riempito di una roba zuccherosa, non a base d'uovo. Che assurdità! C'è una teglia per torte vuota nel forno. Questo è un forno, è incredibilmente largo. Quello è il cestino. Puoi visitarlo quando vuoi. Visitare il cestino? Geniale, no? Ho aumentato l'altezza del lavandino. Ora posso metterci sotto più ossi. Da un'occhiata. Un classico. Cosa? Prendi quel cane in piccione! Maledizione! Cosa? Sans! Smettila di tediarci con accompagnamenti musicali. Cosa? Raga, cos'è appena successo? Ah, ti interessa il mio museo del cibo? Prego, ammira la mia mostra culinaria. Metà frigo è pieno di contenitori, tutti con scritto spaghetti. L'altra metà contiene solamente un sacchetto di patatine vuoto. Lascia perdere, niente, io speravo di poter entrare. Va bene, raga, a sto punto direi che forse possiamo cominciare l'appuntamento. Ti do il benvenuto nella mia casa. Fa con calma e divertiti. Forse avrei dovuto farlo all'inizio, ma va bene. Direi che è il momento di procedere con l'appuntamento. Io ho paura di cosa voglia fare Papyrus con me. Entri nella sua stanza? Beh, a sto punto, sì. Oh mio Dio, ma è bellissima. Vediamo cosa ha da dirci. No, raga, il letto a forma di macchinina è assurdo. Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Ah no, aspetta, prima posso esplorare la camera sua. Fa con calma, ti aspetto. Quello è il mio letto. Se mai arrivassi alla superficie, vorrei guidare su una lunga autostrada. Il vento nei miei capelli... Non li hai i capelli, come la scorsa volta, non ne avevi le orecchie. E il sole sulla mia pelle... Non hai la pelle, sei uno scheletro! Ovviamente, è soltanto un sogno. Quindi, mi limito a viaggiare mentre dormo. Ehi! Quelli sono gli attacchi che ho usato su di te. Quanti ricordi, eh? Sembrava ieri. Nonostante sia praticamente appena successo. Dio mio. Ah, sì, action figures. Un gran riferimento per scenari di battaglie ipotetici. Come faccio ad averne tante? Beh, diciamo che me le ha date un uomo cicciuto e sorridente che ama far sorprese. Babbo Natale? Sì, proprio così. Babbo Natale! Ah, giusto, che hanno inventato il Natale qua giù. Non è Ganza con la bandiera? Andai nella trovata alla baia. Credo provenga dal mondo degli umani. Ora so a cosa stai pensando. Perché mai una bandiera umana ha sopra uno scheletro fighissimo? Beh, ho una teoria. Penso che gli umani discendano dagli scheletri. Papyrus, hear me out, questa roba ti farà impazzire. In realtà siamo degli scheletri che indossano un'armatura di carne e muscoli. Nie! Quel libro è uno dei miei preferiti. Costruzione di puzzle avanzata per menti critiche. Quel libro dopo è un altro dei miei preferiti. Nascondino con il coniglietto morbidoso. Il finale mi colpisce sempre. Non faccio fatica a crederlo. Internet! Sono piuttosto popolare lì. Me ne mancano una dozzina per avere un numero a due cifre di gente che mi segue. Ovviamente, il successo ha un caro prezzo. Un troll geloso mi ha attaccato sull'account online. Mi manda sempre giochi di parole in un font scemo. Non voglio sapere. Non ci sono scheletri nel mio armadio. Tranne me. A volte. Guardi nell'armadio? Oh sì che guardo nell'armadio. Ci sono dei vestiti appesi con cura. Bene, è il momento di cominciare l'appuntamento? I guess so. Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Sì. E vediamo cosa ci riserva. Ok, inizio l'appuntamento. Oh no, aspetta. Ed eccoci qua, nel nostro appuntamento. In realtà non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora, ma niente paura. Non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. Sì, tipo la P, la A, la O. Non c'è la O in Papyrus, cosa cazzo ho appena detto? La P e la A e basta. E sono anche riuscito a prendere un libro ufficiale sugli appuntamenti dalla nostra libreria. Siamo pronti per divertirci alla grande. Vediamo. Punto 1. Premi C per far comparire le info appuntamento. Io non ho la C. Oddio mio. Cosa? Ehi, mi sento così informato. Penso che siamo pronti per il punto 2. Punto numero 2. Chiedigli di iniziare l'appuntamento. Umano, io, il grande Papyrus, uscirò insieme a te. Sì? Davvero? Wow, quindi vuol dire che è tempo per il punto numero 3. Punto 3. Vestiti bene per mostrare che ci tieni.
Aspetta un attimo. Vestiti. Quella bandana attorno alla tua testa. Stai indossando dei vestiti proprio adesso. E non solo. Anche prima avevi addosso dei vestiti. No, non può essere. Volevi un appuntamento con me fin dall'inizio. Beh, è chiaro. Oddio, raga, penso di aver ucciso Papyrus. No. Hai pianificato tutto. Sei molto meglio di me negli appuntamenti. No, la tua potenza di appuntamenti. Cosa sta succedendo? Niente. Non pensare di avermi battuto. Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto negli appuntamenti. E mai lo sarò. Posso facilmente starti dietro. Vedi, anche io posso indossare abiti. Difatti, indosso sempre i miei abiti speciali sotto quelli normali. Giusto in caso qualcuno mi chieda un appuntamento. Ammira. Che ne pensi del mio stile segreto? Lo adoro. No! Un complimento sincero! No, ragazzi, non ce la faccio. Comunque, non comprendi davvero il potere nascosto di questo costume? E quindi, ciò che hai appena detto non conta. Questo appuntamento è giunto alla sua fine. A meno che tu non trovi il mio segreto. Ma ciò non succederà. Muovi e ispeziona. Potrebbero essere le scarpe? E le anime degli umani sono più sole dei mostri, ma le scarpe dei mostri invece sono più suole. O forse no. Cringe. Allora, io ho paura di quello che potrebbe succedere se dovessi fare un'ispezione qui. Le mie gambe non hanno segreti, solo duro lavoro e perseveranza, per fortuna. Ok, va bene. Questa maglietta prima non aveva scritto figo, ma l'ho migliorata. Consiglio, ogni vestito può essere migliorato così. Capisco, capisco. Ti piace toccare i miei bicipiti con un cuore volante? Ma chi non piace? Il cappello? Il cappello. Il cappello! Yeah! Bene, allora hai scovato il mio segreto? Immagino di non avere scelta. È un regalo. Un regalo solo per te. È un piatto di spaghetti. Lo sai che cos'è questo? Ovviamente. Spaghetti. E ciò a cui stavi pensando, vero? Giusto. Ma oh, sbagliatissimo. Questa non è la solita pasta. Questo è un lavoro d'artigiani. Spaghetti di seta invecchiati in una botte di quercia e poi cucinati da me, grande chef Papyrus. Umano, è tempo di finirla qui. Non ha senso proseguire oltre. Io li voglio mangiare però. Ne prendi un morso. La tua faccia si contorce istintivamente, non so leggere. Il sapore è indescrivibile. Che espressione passionale! Adori davvero la mia cucina? E per estensione anche me! Forse più di me stesso! Ah! Ah! No! Dio mio, raga, abbiamo rotto il meter! Ma cosa sta succedendo? Umano! Adesso mi è chiaro! Provi amore per me! Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici! Tutto questo solo per me! Umano! Anche io vorrei che tu fossi felice. Raga, mi sta girando la testa. Dio santo, non riesco. Sto urlando troppo. È tempo che anche io esprima i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus. Io. Wow. Fa caldo qui dentro. O sbaglio? Oh, diamine. Umano, io. Mi dispiace. Non mi piace allo stesso modo di come piaccio a te. Romanticamente intendo, vi giuro, mio Dio, ho mal di testa. Voglio dire, ci ho anche provato, visto che stavi flirtando con me, ho pensato che avrei dovuto uscire con te. E poi il resto sarebbe venuto di conseguenza, che avrei eguagliato la tua passione per me. Ma ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Mi sento come prima. E anzi, uscendo con te... ti ho solo fatto sprofondare di più. Nell'intensa passione per me! Un'oscura prigione di passione senza uscita. Come si può fare questo degli amici? No! Aspetta! Non va bene! Io non posso fallire mai! Umano, ti aiuterò in questi tempi duri. Continuerò ad essere il tuo grande amico. E farò finta che non sia successo niente. Dopotutto, tu sei eccezionale. Sarebbe tragico perdere la tua amicizia. Perciò, dai! Non piangere, perché non ti bacerò. Anche perché non ho le labbra. Ehi, un giorno troverai qualcuno figo come me. Beh, no, non è vero. Ma ti aiuterò ad adeguarti alla seconda scelta. Oh, e se mi vorrai ricontattare,
Ecco il mio numero di telefono. Raga, possiamo chiamare Papyrus. Il gioco sta per migliorare del 200%. Puoi chiamarmi quando vuoi. Platonicamente? Beh, devo andare. Raga, ma mi ha lasciato da solo in casa sua. È scappato for real. Ma che cazzo? Papyrus? Niente, Sans... Vabbè, niente. Adesso sono curioso di vedere cosa succede se lo chiamo. Allora. Telefono. Posso chiamare Toriel? Non risponde nessuno. No, che tristezza! Snowdin, dove abita Papyrus? È quello lo slogan, no? Ah, ok, va bene. Come non detto, immagino. Va bene, va bene. Allora, io farei proprio super al volo un'ultima capatina da Grilbiz. Magari Papyrus è andato lì, ma non penso. E poi direi che possiamo proseguire. No, infatti non è qua. Va bene, come non detto. Come non detto, quanto è bella questa musichetta allegra. Proseguiamo la nostra avventura su Andarte. Tra l'altro non ho mai capito che cos'è sto capanno. Vabbè, immagino non sia qualcosa di rilevante per la storia. Oh, salve! Yo, te la sei svegliata anche tu per vederla, giusto? Fico, lei è la migliore, vero? Voglio essere proprio come lei quando sarò grande. Ehi, non dire ai miei genitori che mi trovo qui. Sì, ma lei chi? Questo è un fiore dell'eco. Ripete l'ultima cosa che sente, all'infinito. Questo è un fiore dell'eco. Ripete l'ultima cosa che sente, all'infinito. Ha senso? Il suono dell'acqua che scorre ti riempie di determinazione. Salviamo e parliamo con Sans. Che c'è? Mai visto un tizio con due lavori? Per fortuna, due lavori significano il doppio delle pause normali. Fa un salto da Grilby. Vieni anche tu? Sì, perché no? Va bene. Se insisti, vedrò di staccare un po' dal mio lavoro. Certo, Sans, come se non volessi una pausa anche tu. Di qua. Conosco una scorciatoia. Ma Grilby's è dall'altra... Va bene! Buchi nello spazio-tempo. Scorciatoia niente male, eh? Ehi là! Bella a tutti! Ehi, Sans! Ciao, Sans. Salve, Sans! Ehi là, Sansino! Ehi, Sans, ma non eri venuto qua qualche minuto fa a fare colazione? Nah, non faccio colazione da più di mezz'ora. Forse intendevi brunch. Queste battute. Vieni, accomodati. Mi ha messo il cuscino scorregione sulla sedia. Ops, fa attenzione a dove ti siedi. A volte dei tipi strani piazzano cuscini rumorosi sulle sedie. Ad ogni modo, ordiniamo? Che vuoi? Patatine, panino. Patatine, dai. Ehi, non sembra affatto male. Grilby, vorremmo due patatine fritte. Se ci porta due patatine fritte di numero, raga. Dunque, che ne pensi di mio fratello? È un figo. E certo che è un figo. Saresti come lui se indossassi un completo come quello ogni giorno. Pensa, toglierebbe di dosso quella roba solo se fosse obbligato a farlo. O beh, almeno se lo lava. E con ciò intendo dire che lo tiene pure sotto la doccia. Dio mio, sembra la nostra filosofia scout quando eravamo ai campi. Ecco che arriva il rancio. Vuoi del ketchup? Sì, dai. Allo salute. Inclini il ketchup. Il tappo cade e tutto il ketchup nella bottiglia cade sul tuo piatto. Ops. Lascia sta. Tieni, prendi il mio. Tanto non avevo fame. Comunque, figo, no? Devi ammettere che Papyrus si impegna. Ad esempio, cerca di unirsi da sempre alla Guardia Reale. Un giorno andò a casa del comandante della Guardia Reale e la implorò di arruolarlo. Ovviamente gli sbatté la porta in faccia, dato che era mezzanotte. Ma il giorno dopo, lei si svegliò e lo trovò lì fuori, ad aspettare. Notando la sua dedizione, decise di allenarlo per renderlo un guerriero. Stanno ancora lavorando, diciamo. Ah, già. Volevo chiederti una cosa. Oh, cazzo. Hai mai sentito parlare di un fiore parlante? Sì, Flowey. Dunque sai tutto a riguardo.
I fiori dell'eco, oh Dio mio. Si trovano un po' ovunque nella palude. Di loro qualcosa la ripeteranno all'infinito. Che ti pare? Beh, Papyrus mi ha detto una cosuccia interessante l'altro giorno. Ogni tanto, quando non c'è nessuno nei dintorni, compare un fiore che gli sussurra robe. Lusinghe, suggerimenti, esortazioni, previsioni. Strano, eh? Qualcuno sta sfruttando un fiore dell'eco per prendersi gioco di lui. Vedi di stare in guardia, intesi? Grazie. Wow, questo momento super serio? Cavolo! Ho fatto una pausa bella lunga. Non riesco a credere che mi sono distratto dal lavoro per così tanto. Ah, ad ogni modo, non ho il becco di un quattrino. Paghi tu il conto. Grazie, Sans! Sono solo... Cosa? 10.000 G! Sì, dai, lo pago io. Scherzo. Grilby, metti tutto sul mio conto. Beh, grazie, Sans. A proposito, stavo per dire qualcosa, ma mi sono scordato cosa. Va bene. Devo rifarmi tutta la strada, Sans, io ti uccido. Dove diavolo era lo shortcut? Guarda te, mi porta da Grilby's e non ha neanche la decenza di farmi tornare indietro col suo shortcut. Ah, sti scheletri del giorno d'oggi. Raga, è inutile, non possiamo, cioè, sono le migliori, basta, i migliori personaggi. Best personaggi ever in un videogioco. Dai, ditemi in Sally Face dove abbiamo trovato un duo così, o in Frambo, o addirittura in Menace, forse in One Shot Calamus e Alula. Ma c'è una porta qua dietro comunque. Facciamoci un'uscita insieme qualche volta? Sì, va bene, fammi salvare prima che devo rifarmi tutta... Perché, sì. Tra l'altro, fatemi anche vedere un secondo l'inventario, al volo. Getti, gelietto, gelietto, pupazzo di neve. Cazzarola, raga, non abbiamo più niente da mangiare. Devo stare attentissimo. Questo è uno scrigno. Ci puoi... Sì, ma lo so già, grazie. Non puoi usare gli oggetti mentre sono nello scrigno. Firmato, un disprezzatore di scrigni. Grazie. Dove vado di qua? Vediamo. Ah, ok. Oh, un fiore dell'eco. Giurerei di aver visto qualcosa. Dietro quella cascata. Dietro questa cascata? Eh? C'è una telecamera nascosta dietro la cascata. Cosa? Perché? Ragazzi, sta roba è inquietantissima. Oh, cazzarola. Oh! Dietro questa cascata. C'è un tutù posato per terra qui. Lo prendi? Sì. Ricevi il vecchio tutù. Immagino sia armatura. Vediamo. Vecchio tutù. Info... Armatura difesa 10. Finalmente un pezzo di armatura protettivo. Oh sì. Quello che abbiamo adesso fa 7 se non sbaglio. Equipaggio vecchio tutù. Sì, mi pare che quello di prima facesse 7. La bandana da duro. Sì, 7. Ha vestito cose che voi altri non potete neanche immaginare. Brutto. Vabbè, questa possiamo lasciarla, immagino. Non mi serve tenere un inventario. Papyrus? Ciao, Undyne! Sono qui, col mio rapporto quotidiano. Riguardo a quell'umano per cui ti ho chiamato prima. Sì, ci ho combattuto? Certo, ovvio che sì. Ci ho combattuto valorosamente. Cosa, se l'ho catturato? Beh, no. Ci ho provato, Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa... Prenderai l'anima dell'umano personalmente? Ma dai, non c'è bisogno che l'elimini, vedi? Vedi? Capisco. Ti aiuterò come posso. Oh, cazzo. Oh, oh. Mi hanno sgamato. Oh, cazzo. Mi farà lo spiedo. O magari no. Momento di...
Porco, due ancora lui. Yo, hai visto il modo in cui ti stava fissando? Era fighissimo! Sono così geloso! Che hai combinato per ricevere la sua attenzione? Ah, forza, andiamo a vederla fare a pezzi qualche cattivone. Bro. Che diavolo. Un senso di paura incombe su di te, ma mantieni determinazione. Quando quattro semiponti si allineano in acqua, essi fioriscono. Ok. Immagino siano questi semiponte. No, eccola, ho scappellato. Fantastico, sono un genio. E mo? Ah, ok, basta uscire e ritornare. Vediamo se riesco a non... cappellare di nuovo. Olè! C'è un buco nel muro. C'è un cartello, voglio leggerlo. Oh, cavolo. Aaron... Ehi, sono io! Mi hai rubato il nome, infame! Ma che cavolo? Questo cavallone marino ha molti PS, punti stallone. Ma tutti i suoi attacchi sul basso sono più difficili da schivare. Osserva pure. Ok, penso sia un... Queste, ti prego, non dirmi che sono... Aia, gocce di sudore. C'è odore di stalla sottomarina. Oddio, santissimo. Contrae il bicipite, sto flexando. Aaron, contrae il doppio, aumenta il vostro attacco. Gara di muscoli? Ok, flexa di più. Raga, sto flexando con un cavalluccio marino che ha... Anzi, con uno stallone marino che ha il mio stesso nome. Aaron, sospetta la tua prossima contrazione. Contrai ancora di più. E Aaron contrae il triplo. Bene, ma non perderò. Che schifo. Lo farò stancare prima o poi. Aaron flexa talmente tanto che va nel vuoto. Ho vinto. Però 30 di oro, cavolo. Non male. Oh, penso di aver già fatto una cavolata. Se viene fatto un errore, la campana dei fiori può riportare i semiponte all'inizio. Ah, ok, interessante. Devo mettere 4 semiponte in fila. Devo metterne per forza 4. Ok, penso di aver capito come andare a vedere quel cartello. Cioè, sono troppo curioso di ste robe. No, da qua non posso metterlo. Da qua sì. Oh. Congratulazioni! Hai fallito il puzzle. Ma che cazzo! Ah, l'analogico troppo sensibile. Qua come me la giostro? Qua sono tre. Oh, immagino così. Le. Pronto? Ciao, sono Papyrus. Come ho fatto ad avere il tuo numero, dici? Beh, è stato facile. Ho chiamato ogni numero finché non ho trovato il tuo. Yeah. Allora, dimmi, che stai indossando? Te lo chiedo per un'amica. Mi diceva di averti visto indossare un vecchio tutù. È vero? Stai davvero indossando un vecchio tutù? Come gli rispondi? Sì. Allora stai indossando un vecchio tutù. Capito. Baci baci. Ci sentiamo. Ok. Allora, sono un attimo curioso di vedere. Di qua penso non ci sia niente, actually. Scusate un momento. Questi non erano messi qui prima. What? Ti lavo, si strascica verso di te.
Questo umile germofobo vuole ripulire il mondo dal male. Scompari, macchia maledetta. Cazzarola. No, 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 il sapone. Aia. Pulire? Chiedete lavo di pulirti. Inizia a saltellare tutto eccitato. Verde vuol dire pulito? Eh sì, vuol dire anche però che io... Dio santo. Si chiede se le lacrime siano igieniche. Ah, ok, posso già risparmiarlo, come non detto. Madonna, 25 di oro, raga. Stanza dei desideri. Qui sono fiori dell'eco, magari mi dicono qualcosa. Addio. Tanto tempo fa, i mostri esprimevano dei desideri alle stelle del cielo. Se tu avessi sperato con tutto il tuo cuore, il tuo desiderio si sarebbe avverato. Adesso, tutto ciò che abbiamo sono quelle pietre luccicanti sul soffitto. Migliaia di persone, assieme, che esprimono desideri, non possono di certo sbagliarsi. Il re lo dimostrerà. Andiamo, sorellina. Esprimi un desiderio. Spero che mia sorella ed io riusciremo a vedere le stelle un giorno. Wow. Da un lato è un po' triste pensare che gli umani hanno rinchiuso i mostri nel sottosuolo e che sono banalmente dentro una caverna e non possono più vedere il cielo e le stelle. Guardi nel telescopio? Sì, certo. Guarda il muro. Questo muro. Oh! Un attimo però, c'è un altro fiore qua. Ah! Sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della scorsa settimana. Chissà perché. Antiche incisioni ricoprono il muro. Riesci a comprenderne le parole. La guerra degli umani e dei mostri. Perché gli umani attaccarono? Certamente sembrava che non avessero nulla da temere. Gli umani sono molto forti. Ci vorrebbe l'anima di quasi tutti i mostri esistenti. Solo per eguagliare l'anima di un solo umano. Ma gli umani hanno una debolezza. Ironicamente, è la forza della loro anima. Il suo potere permette di persistere fuori dal corpo umano, anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, egli può acquisirne l'anima. Un mostro con un'anima umana, una terribile bestia con un potere incommensurabile. È l'illustrazione di una strana creatura. C'è qualcosa di estremamente inquietante riguardo a questo disegno. Oh, abbiamo preso una zattera. Cazzo. Ah! Oh no, sono proprio fottuto sto giro. Oh cazzarola. No, ah! No, 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 no. Oddio santo. Oh, questo qua ci resto secco, raga. Ci resto palesemente secco. Ah! Ah! Niente, mi ha preso. Aia. Scappa, scappa! Nell'erba alta, come i Pokémon, nascosto. Shh, non mi vede, non mi vede, non mi vede. Oh cazzo, forse mi vede. Non mi vede, non mi vede, sono invisibile, sono invisibile, sono invisibile. Cazzo. Yo, l'hai visto? Undyne, mi ha appena toccato! Non mi laverò più la faccia! Caspita, che sfortuna che hai avuto! Ti sarebbe bastato stare leggermente sulla sinistra! Yo, non preoccuparti, sono sicuro che la incontreremo di nuovo! Puoi smetterla di cadere, per favore! Questo formaggio è qui da così tanto tempo che un cristallo magico ci è cresciuto intorno. È attaccato al tavolo. Beh, bene. Squid! Bene, fantastico. Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo mistico ti riempie di determinazione.
Oh, bene, bene, bene. Beh, signori, direi che dopo l'appuntamento con Papyrus e questo primo incontro con Undyne, finito quasi in tragedia, potrebbe essere un ottimo momento per fermarsi. Quindi, io vi dico che per questo episodio è tutto, vi ringrazio ancora di averlo visto, mi raccomando lasciate un like, un commento se vi sta piacendo la serie, iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti che porto e ovviamente seguitemi su tutti i social che come sempre trovate in descrizione. E se volete vedermi portare giochi del genere in live mi trovate tutti i sabati dalle 16 alle 20 su Twitch e dalle 21 a mezzanotte e a luna, scusatemi, qua su YouTube, dove portiamo appunto giochi come questo e anche un sacco di horror, un motivo in più per iscriversi. E quindi, io vi dico che per questo video è tutto, da Thomas Hackettretto e Caltecnico di Streaming è tutto, noi ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti!